Si è tenuto un nuovo appuntamento mercoledì a Roma con gli Stati Generali della Montagna, il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie, guidato dal ministro Erika Stefani. Un incontro a cui ha preso parte anche Confindustria Belluno Dolomiti, che coordina a nome dell'intera Confindustria il tavolo Innovazione Sostenibile e Imprese in Montagna, il quarto fra gli 11 tavoli tematici in esame. Nell'ambito del tavolo che coordiniamo a livello nazionale, abbiamo estrapolato dal documento già presentato a febbraio tre proposte concrete da inserire già nella prossima legge di stabilità. Si tratta dell'introduzione di un credito d'imposta per l'innovazione e la ricerca per le aziende che operano nei comuni interamente montani, di un fondo specifico per l'attivazione e la nascita di nuove imprese sul modello di Io Resto al Sud, quindi la possibilità per i giovani che attivano nuove imprese nei territori montani di godere dei benefici economici sia in conto capitale sia poi con un prestito a regime agevolato. E poi la terza proposta che riguarda più l'ambito della formazione, si tratta di una revisione dei parametri numerici per l'attivazione di ITS, ovvero di quei percorsi ad alta specializzazione che vorremmo attivare anche nella nostra provincia a partire dal 2020. I prossimi passaggi degli Stati Generali della Montagna prevederanno un incontro dei coordinatori dei tavoli a settembre per mettere insieme tutte le proposte elaborate, e sono molte e sono anche di ampio respiro, per poi arrivare nella primavera del 2020 a un momento pubblico in cui finalmente la Montagna si farà sentire non per lamentarsi, ma con una visione strategica importante per il proprio futuro. Sono temi che ovviamente condividiamo con tutti gli altri stakeholder della montagna, in particolare con UNCEM e con Unimont, che è l'Università per la Montagna. Su questi temi ha commentato la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorena Berton. Abbiamo trovato l'apertura del ministro. Speriamo di vedere tradotte queste prime richieste dettate dal buon senso e dall'urgenza di mantenere competitivo l'ecosistema delle imprese di montagna.